Eccomi qua, buongiorno. Mercoledì 18 maggio 2022. Sono solo a campo, sì, qui, a Campo dell'Osso. Mi sto a fare un giretto in solitaria. Oggi non mandava di portare nessuno e sono venuto da solo. Mi faccio il classico giro del Monte Audore. Adesso sono dentro la faggeta di Cannavacciari, diciamo la zona di Cannavacciari. E vado a fare il Monte Autore, poi faccio il giro delle vedute, insomma faccio un anello di quasi 14 km, 12 km dentro su qui, sui Monti Simbruini, sul Monte Autore. Comunque sto solo, tranne ste quattro qua davanti, guarda. C'è Mimosa, ecco, avari te, c'è Mimosa, la vedi? Oh, ti saluto io. Poi abbiamo Fabia, eccola qua, poi c'è Carla. E Buongiorno. davanti abbiamo Stefania. Pensate che stavo da solo, eh? Oggi mi sono portato quattro donne. Oggi sei beato tra le donne. Fai Sono beato tra sicuro che le sono beato, non è che mi mettete in mezzo, no? donne. Beh, sei beato. No, 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 in quel senso. Ed eccoci qui, area picnic. Siamo nella zona, che poi qui manco c'è scritto proprio la zona, come si chiama. Comunque noi stiamo andando verso la zona di Cannavacciari a 30 minuti, poi andiamo la Valle dell'Autore, al Monte Autore, sentiamo. Oh, smettete di mandare messaggi a Mimosa che mi sta rubando la scena, eh! Non ha sentito. Anzi, Anzi, smettete di mandare pure i messaggi a Carla. no, no, a me mandate, Dai, basta, no, mi mandate. raccomando, eh! Sennò questi mi stanno a rubare la scena, però poi non me ne si inchiappetta più nessuno a me. Ed eccoci qui nella faggeta, il sesso debole per modo di mi ha lasciato dietro, ma me volete aspettare? Oh, porca miseria, io sapevo non c'ho dove venire con 5 donne, con 4 quante so. Avete messo il via? Avete deciso di lasciarmi dietro, eh? Ho detto, mo mettiamo alla prova quanto cammina sta brutto trekking. Mi è stato a far venire il fiatone, te giuro, senti che roba qua, oh. Gliela faccio sta. Senti, io torno indietro, andate da soli. Io non ce la faccio a starvi dietro, andate, andate. Ok, ragazzi, siamo nella bellissima radura Cannavacciari, che adesso Stefania vi spiega. Eccola qua. La Cannavacciari è una delle poche radure che si apre all'interno della faggeta più grande d'Europa, che è la faggeta dei Simbruini. È uno spettacolo, sembra un giardino segreto. Ancora non c'è la fioritura nel pieno, ma fra un po' sarà proprio tutta colorata. Perfetto. Avanti. Ed eccoci qua, nella radura Cannavacciari. Guardate che spettacolo. Infatti adesso manca la fioritura qui. Tarda ad arrivare. Benissimo. Eccoli, adesso ci dirigiamo verso il Monte Autore. Poi da lì prendiamo il sentiero delle vedute e concludiamo l'anello. Oh, l'ho detto talmente facile, ma ci vuole ancora, eh. Eccola qua, radura Cannavacciari. Ok, abbiamo superato la radura Cannavacciari e ci stiamo dirigendo verso il Monte Autore, sempre con questo sentiero nella faggeta. Sapevo anche il numero del suo sentiero, ma non me lo ricordo. Comunque sbuca vicino alla strada bianca, proprio a ridosso della salita del Monte Autore. Diciamo vicinissima alle vedute. Abbiamo appena superato una nuova radura, che è questa qua. E adesso in discesa. E quando vanno in discesa mi preoccupo io, perché dopo c'è stata un'altra volta la salita. Stiamo sotto i 1.500, quasi sui 1.900. Ok. Siamo nel folto della faggeta. Guardate le donne là davanti, come fanno tagli e cuci proprio, eh. M'hanno escluso dal gruppo, m'hanno escluso. Lume ce vonno, guarda, guarda. Eccoci qua, siamo arrivati al bivio. Ma Mimu, fai un po' che c'è a mano. Oh, la massafionda di Polifemo c'ha. Me l'hai regalata tu? Poi te la porto a casa, non ho Ora? capito. Poi, molto tra la massafionda, poi ti porto l'elastici a quadrati. Se non vedi, guarda che. Guarda che mazza fionda, la rompo tutta. Cattivo! Va bene, vediamo.
Vedremo dove siamo arrivati, eh. Come si chiama la zona? Valle dell'Autore. Ok, ah, siamo nella zona della Valle dell'Autore. 1400 tutto scancellato. Montautore un'ora ancora. Poi di qua rifugio di Camposecco. La Camposecco è dove gira il film Terence Hill e Bud Spencer. Camerata nuova, 3 ore e 30, bella lontana, eh. Rifugio, piazzale Campo dell'Osso, Campomino. Campomino è dove sta il coso. L'osservatorio. Poi c'è passare Campo dell'Osso, passando da qua, Camposecco e Camerata. Ah, questo è il sentiero, dovrebbe essere il sentiero dei parchi, mi pare che era questo qua. Ah, sì, il cammino nazionale dei parchi, no, il sentiero. Eccolo qua, CNP, cammino nazionale dei parchi. Perfetto, allora ce ne andiamo da là noi. Montautore un'ora. Ecco qui il sentiero, prosegue in salita fino... non manca tanto una chilometrata fino ad intercettare il sentiero che viene da Campo dell'Osso, che poi sarebbe il sentiero che porta sull'autore, quello che fanno tutti, quello più facile di tutti. Noi invece gli abbiamo girato intorno proprio per andare alla radura Cannavacciari. Ok, Carla ha preso la testa del gruppo. Ok, siamo risaliti dalla Valle dell'Autore ed eccoci qua, andiamo da qui sotto dal cammino nazionale dei parchi. Questo può essere anche per la bike. Attenzione, passaggio tecnico difficoltoso. Adesso andiamo a un Montautore o da 800 metri con il sentiero 664C. Questa è la serrata che viene invece da Campo dell'Osso, che è questa qua. Poi e loro, eccoli là, loro hanno preso la scorciatoia, io mi sono voluto uscire proprio qua dove porta proprio il, dove finisce il sentiero che viene dalla Valle dell'Autore. Eccoci qua, siamo arrivati alla località Le Vedute. Vedete il Monteviglio? Venite qua, siete meglio. Qui c'è una croce, quello è il sentiero dei cosi, quello lì è il sentiero che va alla, come si chiama, alla Santissima Trinità. E sarebbe anche la via di... si chiama Stanno Tutte Croci, come si chiama? Mi viene in mente. Oddio, dimmi. Quando ci stanno tutte croci. La via Croci, bravo. Non me ne inventava la parola. Adesso qua. Vedete, questo è il sentiero che faremo dopo, ritorno, questo è il sentiero delle vedute. Questo è bellissimo, panoramico. E vedete dove sta la Santissima Trinità qua, va. Ecco là sotto, quello è il paredone della Santissima Trinità e sotto c'è sta il coso. Ed ecco, guardate che bello spettacolo, Monteviglio, Viglio, Tarino, Tarinello, Crepacuore, laggiù è l'Agnello, quelli sono gli Ernici, questi sono i Simbruini, eh? Sì, vediamo se stanno a fare qua, vediamo se seduti, va, godiamo se sto panorama. Allora, ecco qua, e dalla località Le Vedute potete prendere o il sentiero di sotto o questo qua. Io preferisco fare prima salire da qui, dal sentiero a sinistra, sentiero classico che porta, come stanno a salire anche loro, sentiero classico che porta sul Montautore. Poi giragli tutto intorno, riscendere dall'altra parte e ritornare qui dal sentiero che porta a Valle Pietra. Perfetto. Facciamo questo pezzo di faggeta e poi tutto aperto, fino alla vetta. Ed eccoci quasi in vetta, la vedete la vetta? Non mimosa, te devi scansare io. No, perché? Sto scherzando, si vede la vetta. Doppia croce ci sta sopra. C'è la nuova e la vecchia. Che hai trovato? Guarda che sigarellino, sei pezzo Stefania. No, ce ne stanno tanti, pure. No, stavo. Io non si altro. No, stanno qui là, guarda. Vedi? Ed ecco mimosa. Senti un attimo, quindi la tua seconda volta che vieni sul Montautore. Una ci ha fatto la terza. Terza. E ci ha preso casa qua sopra. Tutte e tre volte con me sei venuta? Sì, ovvio che c'è dentro. Certo, per forza. Qua non la ritrovi, sennò ho la strada di casa. Mamma mia, che vento gelido che ci sta qua. Ancora non siamo in vetta, ma ormai ci siamo. Poi al ritorno famo tutta questa cresta qua,
questa è la cresta delle Virgute, ci riporta al Campo dell'Osso che sta laggiù. Ora ce l'andiamo su, eccola la vetta, ecco di Carla, Stefania, Fabia e Mimosa. Vetta. Monte Autore, quasi un 1009. Fatelo perché è facilissimo, se lo fate per la serrata è una passeggiata di salute, fatto in quest'altro modo è un po' più faticoso. Vetta del Monte Autore, anche questa volta siamo arrivati. Ecco qui, questa è la nuova croce e dietro c'è la vecchia croce. Ti ho detto che avevano levato tutto, vabbè qualcosa hanno rimesso, però prima c'era molta molta più roba attaccata sulla croce. Monte Autore, quello è Campo Secco, vedi? Dove hanno girato le scene del film di Terence Hill e Bud Spencer insieme al messicano là. Quello. Questa è la cima di Valle Vona, questa è tutta la cresta della Valle Vona. Qui c'è il Gran Sasso, Verino, ecco qua il Verino Silente. Il Gran Sasso è avvolto fra i nuvoli, noi non lo vedete. Pure la Maiella è avvolta in mezzo ai nubi, non si riesce a vedere, il Viglio. Comunque da qua si vede anche il Monte Gennaro, solo che mo c'è foschia, non si riesce a vedere. Perfetto! Vetta del Monte Autore. Eccomi qua in solitaria. Là sopra in alto c'è la croce del Monte Autore, ma sono disceso tutta sta faggeta, ho fatto in discesa e sono venuto qui, sulla vetta della Monnella o della Monella, sono venuto solo. Loro stanno in vetta a Magnà. Ecco qua l'omino di vetta. Una volta c'era scritto la Monella, qua l'hanno tolto. Va bene. Siamo sulla vetta della Monella. Eccola, Monte Autore, Valle Vona, Campo Secco, i film di Terence Hill e Bud Spencer. Perfetto. Qui sulla Monella non c'ero mai stato, apposta ci sono venuto. Mi ero sempre fermato al Monte Autore. Cima alla Monella, o Monella, vabbè non mi ricordo se è con N, con 1 o con 2 N. Perfetto. Ci vediamo sopra. Vado a recuperare le signore. È iniziata la discesa dal Monte Autore, adesso ce ne andiamo a prendere il sentiero delle vedute, quello che passa sopra la Monna dell'Orso, sopra gli impianti da sci. C'è un sentiero panoramico bellissimo, quindi andiamo a prendere quello. Ci vediamo più avanti, Viglio e tutta la catena degli Ernici, Crepacuore, la Monna, il Montagnello. Ok, alle nostre spalle è il sentiero da dove siamo scesi noi, che è quello che viene dal Monte Autore. Poi qui a sinistra c'è il sentiero che va a Valle Pietra, ma anche per andare sul Monte Autore potete fare un anello. E alla mia destra c'è il sentiero dove siamo di noi prima, e adesso noi prendiamo invece quest'altro sentiero di qua, prendiamo, è il sentiero delle vedute, panoramico, e poi alla fine si ributta dentro la faggeta in un posto bellissimo. Poi trovo un'altra radura, comunque via. Adesso prendiamo questo qua. Andiamo a mangiare qua prima, vedi? Il tavolino che sedia. Va bene. Prendiamo, siamo nella vedute Monte Autore, 1750 metri. Come vedete i cartelli? Cartello di ferro 651. Campo dell'Osso, 1 ora e 20 ci vuole per arrivare giù. 1 ora e 20 dovremmo stare alla macchina. Quindi, sì, infatti. Ok, andiamo avanti, via. Eccola, va. Già sei cascata l'altro giorno, eh. Guardate che sentiero panoramico. Che spettacolo che è qua, oh. Non riesco a individuare la cosa della Santissima Trinità. Sta là a mezzo, ma si è coperta tutta. Sentiero con lo sfondo del Tarino, Viglio, Crepacuore, la Monna, Cotento, l'Agnello, Campocatino, Cotento, Carla, Fabia, Stefania e Mimosa. Ok,
Ma che meraviglia di sentiero, guardate, qui alle Spanotte c'è la faggeta e noi camminiamo proprio in cresta. Saliamo sulla cresta che è meglio. No, salite qui sulla cresta, no? È più bello, più panoramico. Guardate, il sentiero gli passa, solo, gli passa accanto, non è che va tanto lontano. Eccoci qua. Siamo sulla cresta, Bibi. Eccola. Perfetta. Eccola, Valle Pietra. Quello è il paese di Valle Pietra, eccolo lì. Quella è la provincia di Roma. Provincia di Roma. Sì, nonostante sta qui sotto, nascosto, un'altra volta a mezza Abruzzo, quello è provincia di Roma. Eccolo là il famoso santuario. Voi siedono pure i baracchi? Sì, aspetta. Riprendi il cannocchiale, sì. Quello è il famoso santuario di Valle Pietra, che prende il nome dal paese. Vai. Si dovrebbe vedere bene adesso. Si vede? Ok. Eccoci qua, siamo rientrati nella faggeta, ma in pratica stiamo sulla cresta. Questa è la cresta dove c'è la faggeta. C'è Stefania che cammina scalza. Vedete? È talmente pulito per terra che sta camminando. Si cammina bene? Sì, mi ci vanno 20 muri per levarmele e mettermi le scarpe. C'ho i lacci lunghi 20 metri. Guardate Stefania, senza scarpe. Guardate che bello qua. Spettacolo. Che spettacolo. Poi basta arrivare un attimo qui fuori. Qui. E siamo di nuovo in cresta. Guardate quanti fiori, c'è la fioritura dei narcisi, che sono questi fiori bianchi qua. Poi ci sono le orchidee, oh, però c'è solo un tipo di orchidea qua, abbiamo visto solo questo tipo di orchidea qua. Quello laggiù il prato è Prato Campidellino. Anzi un po' il vento si è calmato, va. Eccolo qua, sentiero a strapiombo sulla valle. Sempre diretti verso Campo dell'Osso, ma sta una mappia comoda, eh? Queste sono le orchidee della zona. E questa è... non me la faccio vedere perché mi ricordo come si chiama. Come si chiamava il fiore bianco? Narciso. Porca miseria. Lo volevo far vedere sulla videocamera, poi non mi sono ricordato il nome. Narciso, anche qui qua sotto, vabbè. Ok. E dopo questo tratto strapiombante si rientra nel bosco. Guarda che bello. Ok, sì, è in fiore, sono tutte gemme. Siamo alla Monna dell'Orso, qui c'è l'impianto di risalita, dove poi si ributtano sotto gli sci. Questa zona qui è chiamata località Monna dell'Orso, la parte più alta lì sopra, comunque è uguale, dai. Che so, gli asfodeli? Asfodeli, il fiore dell'aldilà, il fiore degli etruschi. Ok, andiamo avanti, via. Siamo al laghetto. Ormai siamo arrivati a fine escursione. Non so manco quanto è alto io qua. Ma credo sia basso però, eh. Manco tanto, il bastoncino l'avevo tutto giù. No, mamma, se si è riempito il bastoncino d'acqua. Anzi, poi c'è alcuni punti qua dentro, va. Che si erano sporcati. Vabbè, ci vediamo più avanti, va. Sì. Escursione finita. Ancora non l'hai... no, stavo aspettando a voi, stavo aspettando. Escursione finita al Monte Autore, ecco pure Mimosa. Quindi circa 12-13 km, Monte Autore, cima la Monnella, Canna Vacciari e tutto il resto, via. Quindi vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e basta. Sotto ho fatto di a loro, eh. Ciao. Ciao. Che poi sono tutte da Lazio queste. No, io sono da Pagnotta. Sì, ancora. Mangia bene.
come... No, 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 non si dice così. No, non ho detto niente io. Ecco. No, ho detto come. Ecco qua. Se ne voi avete pensato male. Chilometri, eh? Quanti? 13 chilometri, vedi? Vedi che giretta d'anello che abbiamo fatto? Guarda, un po', guarda, se guarda. Se leva sto coso, fai modo. Sta a salvare il coso. Sta a salvare la traccia, vabbè, in gira d'anello, se sposti su, non si sposta. Vabbè, 13 chilometri. Ciao. Ciao, ciao.